artisti! Eccoli! Buonasera, veniamo dalla notte degli Oscar, quindi mi sembrava giusto salutare il regista, comunque tutti quelli che lavorano nel grande mondo del cinema. E noi siamo alla terza puntata di Stand Up Comici in Prova, Comedian. Quindi questo sarà un video che vedrà le due puntate, terza e quarta, riunite. Accorpate. Esatto, yes. Ci vedrete con vestiti diversi perché lo stiamo facendo su Twitch. Seguiteci, mi raccomando, esatto. Ma in due serate diverse. Mettete like, commentate il video, iscrivetevi al canale. È tutto gratis. È tutto gratis. Andate a Fai il sorpreso, lo Bingo. Sai che ci sono. Effettivamente. Secondo me è una bella sfida. Due settimane. E dopo il check è tutto in discesa comunque. Beh, beh. Scopriranno chi sono gli apprendisti ai quali dovranno infondere la loro comicità. Vito, ma il gas è esilarante. Quante risate. Facciamo delle riprese dove ridete. Vai, chi c'è? È la showgirl e conduttrice televisiva Stefania Orlando. Nei programmi comunque ogni tanto, sai, scherzava, non me la ricordo. Sì, ha quel... potrebbe essere interessante. Lui è il due volte campione del mondo nei 100 metri stile libero, Filippo Magnini. Un altro sportivo. Sì, lui non me la vedo, eh. No, perché è molto, mi sa, di uno molto teso, molto fermo, non lo so. Noi dobbiamo far passare la cosa, questo è un mestiere difficile, che sì. non è che lo può fare chiunque. Bravo. Ad esempio Chris Rock è uno che non può farlo. Indicativamente, però vabbè. Sì, ha subito anche conseguenze un po' troppo esagerate perché... No, vabbè, adesso a parte quello che è successo, a me non mi è mai piaciuto. Io ne ho visto però in America, Chris Rock. In America è molto apprezzato, eh. Oh mio Dio. Eccolo. Scrittore, giornalista, opinionista, Giampiero Mughini. Perché la mascherina sopra il mento? Ma in realtà lui secondo me ha sempre fatto ridere. Non voleva farlo, ma fa ridere. Lo faceva. Buongiorno. Eccoci qua. Peggio per voi. Niente, già subito. Io sono felicissima. Lui arriva direttamente dall'esercito delle 12 scimmie. Sì. C'è stata una distopia. Una distopia. Non riesco ad arrivare guardandoli alla radice della loro possibile comicità. Oh, cattivo così? È la nonna di Filio. Pazzesco. È vero. È la regina del fitness in Italia. Lei è Jill Cooper. Io lei non so chi sia. Chiaro, perché non è mai passato il periodo media shopping. Il prossimo apprendista è fortissimo coi suoi video comici su YouTube. Eccolo. Lui è Awed. Guardando il cast può vincere. E di che cosa tu sei influencer? Influencer comico, nel senso provo a... Vabbè, ma poi c'ha il dialetto anche. Sì. Quello aiuta. Ah no, io non vado, io sono qua, io le sfide, le accetto. C'è un po' di disparità, cioè, perché gli altri quattro proprio non c'entrano un cazzo col mondo comico. Però vedi lui, anche l'altra volta. Bene o male non c'entra un cazzo con Tommy Cassi, il mondo. Sì. Però vabbè, non l'ha mai fatto. Non ha mai fatto lo stand up, ma ha fatto comicità. Rispetto agli altri che non hanno mai fatto neanche comicità. Non però è facile. Diciamo che lui parte quel 30% avanti rispetto agli altri, però. Sì. Ciao. Oh mamma. Ciao. No, Mughini, no. Voilà. Francesco ci sta guardando malissimo comunque, non lo so. No, sto cercando di essere educato. questa è la faccia giusta. Ma sapete che c'è gente che non si è più ripresa da 5 minuti sul palco col pubblico che non ride? Come mettere a loro agio proprio delle persone? Ho qualche capello bianco, però diciamo che mi difendo abbastanza. E beh, scusa, dai, andava detto. Dobbiamo divorziare da Giorgia. Tempo zero. Ma no! La Sophie, di 13 anni, adolescente. Grazie a lei io mi sveglio alle 6:30 di mattina per portarla a scuola tutti i giorni. Sì. La parlantina ce l'ha, se glielo scrivono tra bene. Tra l'altro ha già capito, senza che nessuno gli dicesse nulla, che deve parlare di cose personali. Però devi parlare nel microfono vicino alla bocca. Sì, perché una volta che lo porti su... L'ha messo in tasca praticamente. A occhio così ti dico, è molto bello. Ma come? Niente, ho conquistato tutti. La mia dolce metà, Giorgia. Ricordo il calendario. Sì. Allora, no, non so. Forse qualche problema di ansia da prestazione, che non l'avrei mai detto. Sì, dal campione del mondo, dice. Ciao ragazzi, sono Jill Cooper, come vi butta? Oddio santo, sono tornato nel passato per un attimo. Mi ha ritrasportato a quel momento dove c'era lei. Per Dio, a mezzanotte e mezza di sera io volevo solo riposare, c'era lei. Vai Luca! Per Dio! Alza le braccia! Come on un cazzo, stavo dormendo. Sono quella che di solito ti vende la roba in TV. C'ho 53 anni. Beh, però. Beh, sti cazzi. Lavorando su un attrezzo igienico, sta pompando. Ha giusto un po' di energia comunque. Mamma però mia. Potrebbe essere incanalata bene, magari con facce, roba divertente. Gestualità. L'attrezzo che era un po' complesso, a un certo punto faccio, perché è un attrezzo complesso? Sto dietro le telecamere, vedevo la produttrice fare...
Con queste cose qua potrebbe funzionare. Sarà stato un momento nella vita di Jill Cooper in cui si è scofanata un cazzo di tiramisù. Sì, però poi l'ha bruciato subito. Vivo a Milano in un monolocale di cui mi vergogno tantissimo. E di portare finalmente i giovani a teatro per sentirmi dire una volta per tutte: Simo, credimi, il cinema è molto meglio. Ha già vinta lui sta puntata, dai, secondo me. Bravo. La cosa più preoccupante è che Mughini ha riso le mie battute. È preoccupante, sì. Sto iniziando a riconsiderare Mughini. Ti è scassato Mughini, oh. Comunque ci sa stare su un palco. Sì. Ho parcheggiato davanti a una chiesa, suonavo. A un certo punto arriva una ragazza e mi fa: ma insomma, un po' di rispetto, mia nonna è morta. Madonna. E io ho risposto: e vabbè. Ma Mughini è scatenato. Ma Mughini deve partecipare? È andato lì a fare pubblico? Ha capito che non è un esperto. Come dire, le vie del Signore sono infinite, ma parcheggi no. Buona. Mi ha sorpreso positivamente, devo essere sincero. Ma io lo sapevo perché... cioè, me la ricordo. Non ha mai avuto una conduzione di quelle no, che ma vediamo, poteva benissimo farlo. Quella conduzione alla Barbara D'Urso. Sì. Che vuole provare a far ridere col cringe. Lei invece ha sempre avuto quella parte ironica, più vera, autoironica. Ironica. Sì, esatto. E sul fatto che ho compiuto 4 volte 20 anni. 80 anni ho avuto. Porca troia, 80. Raga. Firmo. Adesso per arrivare a 80 anni così, ma sempre interista. Chapeau. Adesso mi pagate per cercare di far ridere qualcuno e io ci metterò dell'impegno. Se lo devo fare, lo faccio. Però Ornando come si scassava, perché quello è proprio il suo tipo di comicità. Ascoltarlo per ore, grazie. Allora, lui, raga, devono sfruttare la sua lentezza, perché lui, se riesce a sfruttare i suoi tempi che ha... Potrebbe fare delle pause talmente lunghe, esatto, da far ridere. Sì. Tu hai un viso che fai delle espressioni, non so se ne sei consapevole oppure no, ma... molto. Vedi, tipo adesso, tipo... Sì, vabbè, fa la faccia. Ce l'ha naturale, esatto. Poi vogliamo tutti sapere di questi 40 metri quadri in cui vivi. Cioè, mi piace vivere in un posto piccolo, ti aiuta a scrivere meglio. Posso dire che rispetto alla prima puntata, questi 5 media, sono la media stati più alta. È più alta, vero? Sì. Jill Cooper bisogna frenarla, perché fisicamente mi ha stancatissimo. Madonna! Trombetta nel in gola. In quel caso puoi fare il flash flipback. Cos'è? Cos'è? Dicelo in... Spiegacelo. Ma come mi hanno scelto, scusate? No, ma sono inventata io, non esiste. Lo sapevo. Stefania Orlando. Ha portato sul palco tutta se stessa. Ma basta con sta retorica, cosa ha portato di se stessa? Scusa, ma fregato. Ma no, ma mi piace. Cosa succede? Questa discussione è fantastica, però. Ma no, non è l'inizio, un'altra cosa. Ma raga! Ma stanno pazziando. È arrivato il momento di scoprire gli abbinamenti e conoscersi faccia a faccia. Dai, chi con chi? Sono contento. Ok. Permesso. Per me, se non c'è nessuno. Cioè, non è che. Questa casa, per me, diciamo, è la mia più grande fonte di. Ora ho capito perché stavo impazzendo quando ho avuto il COVID. Minchia, veramente. Ma anche durante la pandemia, quando c'è stato i 3 mesi chiusi. Io qua sono il capoquartiere, cioè, Ballanzasca. No, io ho un'ansia sociale, non mi piace stare con le persone. Credo che si possa comprare un appartamento nuovo. Vabbò, però quello che abituato così. Quello che ha detto prima è il fatto che lui, nello spazio così piccolo, riesca a tirare fuori più creatività, perché si sente... Magari lui se la vive così. Vabbè, prende 40 sopra, 40 sotto. Filippo Magnini è il secondo a scoprire chi sarà il suo mentore. Giacobazzi, secondo me. Ah no, forse Scintilla. Il mio capitano. Giacobazzi, avevo detto la prima cosa giusta, quindi taglierò la seconda e farò finta di aver indovinato. Va bene. È il turno della conduttrice. E per chi non lo sapesse ancora, cantautrice Stefania Orlando. Cantautrice? Fa trap. Vero? Davvero? Ma poi perché guardavo lì? Pensavo che facessi l'occhiolino. Ho sbagliato format. Stavo guardando lì. No, lo volevo con Mughini. Cioè, è un'icona. Ma lui li ama tutti comunque. Tommy Cassi. Stefania Orlandi. Orlandi, ce ne due. Orlando. Primo giorno. Hai provato, però. Mi ha fatto così schifo, quindi? Abbastanza, no. Però... Ma no, dai, ero stata brava. Io però farei un freestyle con te. Eccola, avevi ragione. Forza Stefania.
mia, lasciate andare. La voglio incisa, datemi questa canzone. Se prima avevo qualche barriera, adesso sarò malvagio. Io voglio andare a bere con Ornano, sì. Anche se non bevo, sì. Metta a Camet. Troppo buono. A chi dei due toccherà il privilegio di fare da mentore a Mughini? Eccoci. Eccola lì. Comunque tutti quelli più anziani gli danno lei. È vero. Ti faccio strada. Che casa meravigliosa. Sì. Ma infatti, ma cos'è? Negozio di antiquariato. Delle stanze consacrate ai libri. Quanti ne hai? Beh, tra i 20 e i 25.000. Porco due. Quanti? Ma la biblioteca di Stato. Non ho la più pallida idea di quale monologo scrive. Comunque gli occhiali abbinati con la giacca, cioè io adoro. Scintilla rimane un solo apprendista comico. Aiuto. Beh, sono tutti e due frizzantini, potrebbe spiegargli come fare. Super jump, si salta sul mio trampolino. Ok. Cosa si salta? Cioè, ma lui ha fatto l'altra volta. Sul mio trampolino. Ma l'altra volta l'hanno portato a far padel con Filippo. Sì. Adesso lo porta in palestra. Gli stanno dicendo che devi dimagrire. Sì, ma cos'è? Mi puoi solo guardare o puoi partecipare? Come vorrei solo guardarti. Simone Facello, che so io? Questo è il murale, è un atto vandalico. Sì, in effetti. È più facile fare un video dove parli davanti a un milione di persone rispetto a fare davanti a 20. Mm. Decisamente. C'ho pure un'idea, è un po' una deravia d'urto però. È una cosa che ti farà soffrire. No, perché? Sono senz'altro aneddoti del dietro le quinte delle gare di nuoto. Vuol dire che secondo me per la seconda volta di fila Giacobazzi, cioè questa è la sua nuova Giulia Salevi. arriverà quinto, secondo me. Potrebbe essere. No, povero Giacobazzi, che povera Giulia. È lui che si perde volte di fila. Cazzo, vedi, ecco, questa scena qua, ti giuro, mi ha fatto venire un'ispirazione totale. Cosa? Non voglio saperlo. Sono Placchi Ornano. La commedia romantica più bella che sia mai stata girata. Harry ti presento Sally. Chiama Harry ti presento Sally. La mia idea, quello? Potremmo fare Antonio ti presento Stefania. Ma magari come primo spettacolo, sai che gli fanno fare una roba per sbloccare. Sì, vabbè, ma il maritoccio non l'ha mangiato. Sì, vabbè, ma che scandalo. Era il tuo tormentone a borro. Che io con quello che ho fatto nella mia vita. No! Deplorevole. Deplorevole. Dell'imbecillità umana. Di cui tu in questo momento sei partecipe. Madonna, come smerda, però. Comunque è la verità. Mughini è conosciuto per le cose. Tra virgolette sbagliate rispetto a quello che lui in realtà è. Due settimane di tempo per conquistare la fiducia di Giampiero Mughini. A barra! Sali olio mi riducevano a brandelli dal troppo ridere. Oh, bravo! Una cosa in comune con Mughini, pazzesco. Eccolo. Potrebbe esserci della magia adesso. Sì! Cominciamo, dai! Eccole qua, la piccola mia, mia moglie Giorgia. Appena passato in testa, Magnino. Il mio mentore. Che brutta, proprio brutta. Sì, me. Veramente. Sì, sì. Pazzesco. È inguardabile. No, quando mi giro dall'altra parte. Sì. Avete finito. Ma puoi per favore andare avanti? Perché sì, guarda, è insopportabile. Disturbante. Questo per me è un sogno nel cassetto. Non è vero. Ma povero. Ma non è vero, sì. Cioè, lo è sbottata, ho fatto un grandissimo lavoro su me stessa, sì. a cercare di amarmi di più. Oh, wow. Quella tristezza di cose vissute. Ah, stava piangendo. Io pensavo cercasse qualcosa su. Ah, no. Non ho mai capito perché li chiamano Boeing se poi quando cascano non rimbalzano. Però hai riso. Padre è un ex fiume, era il Tigri. E anche mio zio, e un frate. Per pochi, per pochissimo. Felicizio. Ma lui ride sempre poi le sue battute. Ne conosco non qualcuno potrebbe mai che fare fa così. Gol, lui comunque. conosco qualcuno che fa così. Sì. L'ultima volta che ci siamo visti mi ha detto una cosa che mi ha colpito. Ha un cacciavite in mano. Era il microfono. Siccome gli ho detto che nella stand-up il microfono è importante, sono 10 minuti che sta parlando dentro un cacciavite. In Romagna, come microfono alternativo gli diamo il mattarello. Che Giacobazzi questo programma ha perso anche la sua comicità, pazzesco. Per colpa di quelli che gli hanno dati, cioè si è avvicinato più lui agli allievi che agli allievi al mentore. Perché mi hai portato qua? Cioè, che cosa allora, sta succedendo? Noi dobbiamo fare uno spettacolo. La faccia dell'ansia. Ma hai fatti te questi? Sì. L'ho fatti apposta brutti. In mezzo a una strada, da poco. È il bello come fa. Spargendo la voce, dico, ha sentito parlare? No. E niente. Howard!
Che stress. Lui è lì, in bilico, tra un attacco di panico e una crisi di identità. Esatto. Voi che cosa studiate? Ci stanno tantissime minorenni. Sono quelle. Che sono andato in panico e non mi ricordavo più niente. Ho detto, sai che c'è? Più barzellette, come fanno sempre lì, siamo in Italia. Devo anche scorreggiare, dicevo. Sì. Ma sai cos'è? Si è adagiato avendo quel pubblico davanti che dice qualsiasi cosa faccio, ride. Allora, porto a casa. E allora sti cazzi. Invece di superare l'ostacolo, quello che serviva questo... stress, che cazzo si chiama? Stress test. Ma io sono stressato solo a dirlo, stress test. Ma che cazzo è? Puoi accomodarti in platea? Sì, era prima dello spettacolo di Autemona. Guardi se ne lo chiamano sul palco. Cioè, beh. Finalmente inizia lo spettacolo, mi rilasso. E invece... Filippo Magnini. È uno stress test, e stress test deve essere. Che stress. Mi sono dimenticato tutto, ma questo è, vedi, è buona da aprire. Questa... Niente. Ma questo è il segreto di raccontare cose che hai vissuto, perché non te le puoi scordare. Esatto. Il problema è che non aveva mai affrontato il palco con delle persone davanti che lo guardavano negli occhi dicendo, e adesso che cosa mi racconti? Madonna, che paura, raga, io non ce la farei mai. Bravissimo. Se non ci fossi stato io sul palco, ci avrebbero scambiato. Beh, oddio! Sta perdendo tutta la sua verve, gli hanno rubato il talento, aiutiamolo! Sta aspettando il suo apprendista. Cos'è questo affare qui? Sì, ma stai calmo, Giampi! Madonna, ma come arriva subito? Aggressivo! Mi sembra un po' troppo! Chi è l'uovo? Muovi così. Le ossa. Che me ne frega a me dove sono le ossa. Vabbè, però, cioè... Sembra inutile, ma in realtà serve. Adesso apri gli occhi, più che puoi. Oddio. Oddio. Lo dobbiamo proprio fare la parte finale? Ma certo che la dobbiamo fare. Non ce la posso fare. Dai. No, l'orgasmo lo fai un po' a braccio. No, quello sì, no, quello sì. Fallo come ti viene. Sì, nel senso, cioè. Cioè, insultami. Urlamelo. Sei un rompicoglioni, ok? Ma non così. Diciamo che mi hai... Avanza, lei è pazzissimo. Te lo faccio fare questo dialogo con me? In un locale di stand-up bellissimo. Se riesci a farlo lì come stress test... Dai, ok, mi segui? Okay. Stefania Orlando! Poi mi fai 10 di queste qui con le olive. Adesso la rimpinza di schifezze. Secondo me le persone le percepiscono, sì, la mia energia. Sì, Caboia! Lei sa che cos'è un nerd? Studente solitamente molto legato all'informatica, molto chiuso in casa. Ma che cazzo è Wikipedia? Scrivete un quadro proprio in mezzo agli Stati Uniti, quello è Kansas. Sì, perché non sai che se... Ma lei da lì viene? Non sei un wichita. Dicono che se ci fosse una... Se tu cerchi... Dove... Guarda, te lo faccio vedere. Non so, dico... C'è una cazzata. Perché tu pensi che dico cazzate. No, quindi no, ti conosco. Ma perché? Tu hai una brutta idea di me. Quando è successo? Sì, noi dobbiamo risolvere questa cosa. Ma quando è successo? Tu scrivi dove... Ma poi perché sei finito fuori dallo schermo? Ma infatti! Ma cosa è successo? Non li visti? Lo so, vedi. Perché non mi accetti. Ma io? Ma non ho schiacciato nulla. Se tu scrivi dove scappare in caso... di guerra nucleare viene fuori Kansas. E in Italia dove scappi? In Kansas. Attenzione. Vai. Oh mio Dio, Mughini non ci con credo. Con le bambine. Stress test. Come fai a stressare? Ma sta stressando me. Come fai a stressare Mughini? Pubblico di bambine. Ma te le puzze ti fanno ridere? Cos'è che mi fanno ridere? No, preferirei passare la domanda successiva. Dai, ma rispondi. Ma si sbottono. Se voi pensate alle generazioni precedenti, alle due guerre mondiali, a un'Italia che era derelitta. Sì, vabbè, non hanno sentito tre parole. Cioè, l'ha portato Mughini dalle bambine per imparare a intenerire Mughini e le bambine usciranno di là tipo soldatesse. Qual è il tuo libro preferito? Non è una buona domanda, ma, nel senso... Ma perché? Ma ha ragione! Preparatevi le domande a casa, non è che arrivate lì impreparate. Ma no! Cioè, dai! Ma dai! Ma dai! Ma dai! A barra! Secondo voi può fare il comico lui? No, ma è la vita! Madonna, raga! Ecco come non avranno più bei soldi! Tra 5 giorni dobbiamo andare sul palco. Sono terrorizzata! Sta andando bene! Abbiamo qui con noi Stefania Orlando. Perché secondo te io non so riconoscere quando una donna finge. Ancora? Ancora? Lo sto facendo abbastanza bene, oserei sì, dire. Sì, io penso che fuori pensino male. Cioè. Vabbè, adesso, cioè, scusa. Sì, sì,
Ma mi sembra un po' esagerato. Meno. Oh. Abbiamo sbagliato locale. Terminato e ci prendiamo questa ovazione da parte del pubblico. Bravissima. Porca boia. Brava, non faceva ridere. Sa fingere per l'orgasmo. Eh no, ma questo serviva per sciogliersi davanti a una platea. E porca troia, una volta che fai una cosa del genere, è andata. Saranno pronti per far ridere su un vero palco davanti a un vero pubblico? Momento degli spettacoli. Sei ultimo stasera. Sottananai. No! Nel nostro mestiere si chiamano gobbo. Quindi ora mi tocca scriverglielo e reggerglielo. Il gobbo? No, il gobbo. Ma no, no, stand up non puoi avere il gobbo. No, non puoi avere il gobbo. Perdi tempi, perdi tutto, dai. Mi hai regalato un sogno. Ma poi non ci vede neanche, dove deve mettersi? No, ma però fa ridere uno spettacolo con lei sul palco così. No, vabbè, la sfrutterei questa cosa a sto punto. Come Mughini della Juve, il gobbo è d'obbligo. Giusto? Asimo, ma che ti nascondi? C'è un'ansia. C'è l'ansia. Eccolo lì, che si caga addosso. Ce l'hai una battuta sull'ansia che puoi utilizzare? Tipo, ah! No, lui non voleva ridere. Gli altri sono tutti tranquilli. Ma non è vero. Sono tutti tranquilli. C'è pure Gilcupa ed è tranquilla. È impossibile. Sì, va malissimo. Gli eleno. No, gli no. Gli comincio a parlare. Che? È terrorizzato, Howard. Si è creato addosso. Ha detto, ma io volevo mettere preoccupazione. E poi ha capito. Ma quando ha capito che è l'unico che ha paura. È l'unico che ha paura. Cioè, grazie, amore. È arrivato il marito numero uno. Sto dicendo, perché chiama amore quello che gli porta l'acqua? E invece il marito. Dentro la scatola c'è qualcosa di molto personale. Cosa hai portato? Sono curiosa adesso. Merda. Si parte. Agile. Subito Gil. Eh beh, almeno da subito un bello sprint. Partire con Mughini sarebbe stato controproducente. Direi. Mi chiamo Gil, piacere, sono un personal trainer. Personal. Cioè, io quando ho partorito mia figlia, contato le doglie solo una volta. Ho detto, come on! 5, 6, 7, 8, pam, fuori. Ce l'hai. Sì. Ma cazzo, ma anche le pause! Prima. Si sta lei controllando tanto! Palesemente... Lei ha anche il vantaggio di avere... Cioè, questa parlata che... Sì. Se la sai sfruttare bene, aiuta, Non posso continuare se non trovo come si chiama. No. Oddio! Non ho la minima idea di chi stai... Eliza! Non era un parto, erano una serie di squat. È quello che sì, mi impressiona. Bravo. Alle feste della mia figlia, e io potevo con lo solo sguardo bloccare qualsiasi donna con pizzetta in mano. Mi faceva: mangio solo uno. Dice, signora, tranquilla, non sono in divisa. E poi c'è nel palco. Facevo le gare di matematica solo per scoprire da grande mi pagavano per contare fino a 8. 5, 6, 7, 8. Era partita bene, poi è andata un po'. No, però costruita bene, ha avuto la chiusura giusta sull'inizio, diciamo, che ha fatto. Bell'inizio, in mezzo a me. Esatto. La chiusa, ok. Palco lo tiene. Vince. Cioè, secondo me, Howard, se non fa cazzate, può comunque, cioè, può vincere. Prossimo è Giampiero Mughini. Eccolo qua. Faccio un sit down e mi metto comodo. E niente, mal di schiena così. Chi riuscirà a farci ridere almeno una volta? Spocchioso, a me. Non sta mai guardando il gobbo, tra l'altro. Secondo me l'ha fatto mettere solo per dar fastidio a lei. Ora lo scrivi tutto. Io lo so a memoria, ma tu lo scrivi tutto e ti siedi qua davanti. E quando sarò morto, non vorrei essere tumulato, ma rilegato, come si fa con un libro di pregio. Madonna santa, che... Che perla. Miracolo. Ma che devo fare il miracolo dopo Mughini? Ma ti metto più Maneskin a Sanremo, sendo io. Arrivo. Quando ti invitano a un programma televisivo, anche se è un programma che fa schifo, come senz'altro questo, ma ci devi andare. Perché apestare la merda talvolta porta fortuna. E niente. Perché la felicità la danno se se ne vanno. Prego, andate. Oh! È una comicità filosofica, sì, come lui, vero. Dai. Non... Sì. Sembravano delle poesie, ecco. Dai ragazzi, abbassiamo il livello, Howard! Secondo posto io la vivo come una sconfitta, te lo dico. Quindi faccio di peggio, terzo arrivo. No! E beh, non è secondo. Se vedete che ogni tanto mi fermo è perché noi del web andiamo in buffering ogni tanto. Sembrava, l'ha fatta bene. Sì. Ma figurati se uno come Howard verrebbe con una come me.
Sì! Nemo, perché sei Howard, allora te la devo dare per forza. E quindi non scopavo mai. Poraccio. Affanculo, va. Carino. Funziona proprio così. Ha vinto, dai. Infatti, mio padre è vigile urbano. Quando ho compiuto 18 anni, i miei sono venuti da me e mi hanno detto: Simo, tu in che corpo vorresti entrare? Scarlett Johansson. Io non so questo programma come andrà, ma di una cosa sono sicuro, che ne parlerò malissimo. Grazie. Vabbè, dai, se l'è cavata. Poco tempo per prepararlo. Eh sì. Però i tempi li ha avuti all'inizio, ci sta, dai. Un po' troppo blocchi. Sì. Separato, toc toc toc, non era amalgamato. Stefania Orlando! All'inizio ho fatto la valletta. Non è vero che se una valletta commette un reato, finisce nel carcere delle vallette. Che brivido che è sceso in sala pure. E suonavamo con la mia band che si chiama Gli Orlando Furiosi. Ai. Quanti di voi sono sposati o fidanzati stasera qui dentro? Oh, per fortuna mia moglie ha alzato la mano, dai. L'unico momento in cui rideremo per Magnini. Pazzesco. No. E siamo felici perché lui investe quotidianamente ogni giorno nel compromesso. Facciamogli un applauso, sta lì, guardatelo. No, non mi è piaciuto. No. Si è perso. Ma a parte come lo sta facendo, secondo me è proprio sbagliato a prescindere dalla scrittura. Era tesissima anche lei. Vabbè, dai, è difficile, raga, madonna. Sì, sì. Brava che comunque ha fatto tutti i 5 minuti. L'ultimo. C'è Sofì, 13 anni, piena fase adolescenziale. Vedo che mi capite, qualcuno si sta mettendo le mani tra i capelli. Altri vorrebbero, però, insomma, diciamo che... Cioè, io non capisco come mai i cani, più sono piccoli, più cagano. E i miei sono molto piccoli, quindi vi ho raccontato questo aneddoto proprio per farvi capire, perché se io sono qua questa sera, non sono a casa. Ma neanche loro sono a casa. Chi pulisce la cacca di sti cani? Questa sera ho deciso di regalarvele, no? No, che ruffiano. Ruffiano, questo si fa. Ma sta comprando tutte. Posso dire che... L'avrei preso. L'avrei dato il mio voto. Sì. Non me ne fatto un cazzo. Sì. Sono comprabile? Ebbene sì. No. Se mi votate in camerino, io ho anche i costumi. Di tutte le taglie. Partito bene, poi anche lì un po'. Beh, Gil, su un altro pianeta. Gil e Howard soprattutto, dai. Ora la parola passa al pubblico in sala. Wow. Vai, si vota. È arrivato il momento di scoprire il vincitore. Prova. Che cazzo fai? Sei agitato? Chi dici? Gil. Howard. Vince questa puntata di stand up comici in prova. Oh. Howard! Ci sta, o Howard o Gil. Anche io non ci posso credere, ragazzi. Come si dice? Che orgoglio. E niente, vince tutto, anche lui. Sono molto dispiaciuto, dobbiamo dire però che Howard è stato molto bravo. Eccolo! Sì, anche Gil però, cavolo. Sì, era tra loro due, comunque non è rubato. La sua vita farà schifo, però c'è la casa piena di premi. La casa piena. Tra l'altro dovrà cambiare casa perché tra un po' non ci staranno più. C'è niente di male, voglio dire, perché l'importante è vincere. Bravo la bella! Come è salito Giampiero Mughini sul palco? Una serata di stand-up comedy. Si va bene. Oh. E paghi tu. Ascolta, visto che hai scommesso che mi pulivi casa, se vincevi, hai vinto. Odio i comici.